grazie a lei, Don Stefano, e grazie all'Arcivescovo per l'ospitalità che la Chiesa Trentina mi sta ricordando, grazie al professore Giocallo, al professore Dia per l'ospitalità che anche l'Università di Trento in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Diocesano mi sta riservando in questa bella occasione. E quando don Stefano Zeni mi ha telefonato per invitarmi cortesemente a tenere questa relazione qui per celebrare la cattedra Guardini di quest'anno, mi ha chiesto appunto di trattare un po' una tematica teologica che avesse a che fare con la teologia, col pensiero teologico di Romano Guardini, e io mi sono sorpreso a sorridere tra me e me, perché pensavo, mentre lui mi porgeva questo invito, a che cosa io potessi dire di nuovo in un posto come Trento, in una istituzione accademica come questa, di fronte a uditori, a interlocutori come voi, che conoscete già da tantissimo tempo appunto tutta l'opera e tutto il pensiero di Romano Guardini. Io mi sono approcciato per la prima volta agli scritti di Romano Guardini ormai tanti anni fa, quando fui incaricato a tenere un corso di storia della teologia contemporanea alla Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo, e per prepararmi a questo corso venni qui a Trento, proprio a Trento, a frequentare un convegno che su Romano Guardini il professore Zuccalle teneva, e dopo qualche tempo venni di nuovo per frequentare un altro convegno su Ferdinand Ebner, proprio perché volevo un pochettino assumere delle chiavi di lettura dei teologi contemporanei che mi toccava trattare lì in facoltà. E mentre sorridevo e mentre pensavo, direi preoccupato a quello che avrei dovuto dire o a come avrei dovuto impostare questa mia riflessione, mi è tornato proprio in mente il Reisen nach Sizilien, il viaggio in Sicilia di Romano Guardini, a cui faceva riferimento il professore Zuccalli poco fa. È un viaggio da lui compiuto nella primavera del 1929, che lo portò un po' alla maniera dei viaggiatori del Settecento e dell'Ottocento a girare tutta l'isola, e che lo fece arrivare nella Pasqua di quell'anno, precisamente nel Giovedì Santo di quell'anno, a Monreale, dove fino a qualche anno fa appunto era arcivescovo, come ricordava il vescovo, l'arcivescovo durante la messa qualche oretta fa, mio fratello. E lì ho trovato una volta un taccuino dell'arcivescovo dell'epoca, che annotava, è venuto un prete del nord, non ho capito se è italiano o tedesco, che vuole udienza, ma io sono indaffarato, vedrò, gli ho detto di ritornare nei prossimi giorni, vedrò di poterlo incontrare. Credo che l'incontro poi o l'udienza non ci sia stata più, però c'è il racconto dello stesso Guardini di quegli episodi, e soprattutto le riflessioni che la visione del Duomo di Monreale fecero sorgere nella mente di Guardini. E ammirando il grande Pantocratore, immagino che lo ricordiate, che lo abbiate agli occhi della mente, il grande Pantocratore, che è iconografato musivamente nel catino dell'abside centrale, principale della Basilica, e poi anche tutta la sequela dei santi e tutte le altre figure lì iconografate, parve a Guardini che l'azione liturgica
a cui stava partecipando, era Giovedì Santo, la messa in Cena Domini, mettesse in circuito dinamico il popolo che la stava celebrando, quindi il vescovo stesso con i suoi diaconi, gli scribi, ma soprattutto con la sua gente, con le figure iconografate. Queste figure balzavano fuori dal mare d'oro, possiamo dire, in cui per secoli erano rimasti fissate, e si mettevano in movimento. Lui scrive: si entravano tra di esse in rapporto e si incontravano col popolo vivente e assorto nella visione. Ora, proprio queste annotazioni di Guardini sul Pantocratore e sui santi del Duomo di Monreale mi hanno orientato nella riflessione sulla natura della teologia che qui tento di fare a partire appunto dalla sua lezione. Difatti, parole come quelle che ho già detto, citando già Guardini, rapporto, movimento, incontro, visione, sono, come vedremo ancora, i termini chiave della riflessione teologica di Guardini. Secondo lui, alla luce della rivelazione, il rapporto tra Dio e l'essere umano può e deve essere pensato in maniera precipuamente teologica, e insieme al rapporto anche l'identità dei due che lo realizzano, o meglio, di colui in cui i due si incontrano appunto. Si tratta di apprendere chi sia Dio e chi sia l'essere umano, ma mettendo a fuoco chi è quel Cristo nel quale l'essere umano, per usare un'espressione che Guardini mutua da Dante Alighieri, si indova eternamente, diventando un tratto nuovo dell'immutabile volto di Dio. È il motivo di fondo per cui la teologia, a parere di Guardini, è e non può non essere cristocentrata, incentrata in Cristo. La centralità di Cristo nella teologia cristiana ha una valenza non soltanto tematica, ma anche e soprattutto epistemologica, giacché è proprio la figura del Cristo che permette che si possa e al contempo esige che si debba comprendere e spiegare umanamente Dio. Insomma, la teologia cristiana deve se stessa, il proprio senso, il proprio compito, la propria natura a Cristo e Gesù. Se volessimo ribadirlo con l'ausilio di una metafora, potremmo dire che il Cristo è l'abbraccio tra Dio e Adamo, il loro reciproco e polare di più, quello di Dio che si china sino all'umanità e quello dell'umanità stessa che viene sospinta alla sua più alta statura. L'intimo di Dio si fa estroverso, si dà e si dice, rendendosi perciò conoscibile. Si può studiare filosoficamente la metafisica predatità di Dio, il suo eterno autoriservarsi, ma si può studiare teologicamente proprio il dirsi e il darsi di Dio in Cristo Gesù. Il dirsi e il darsi di Dio avvengono in Cristo, anzi sono Cristo. Con la vicenda del Verbo incarnato, il Logos passa da una forma a un'altra, da una morfè all'altra, dalla condizione divina a quella umana, come leggiamo nel secondo capitolo della lettera ai Filippesi. L'incarnazione non è soltanto il venire di Dio in Gesù, è anche il suo divenire umano. Dio non semplicemente entra in un uomo come in una tenda, ma si fa uomo, mentre quell'uomo entra in intima e finanche intrinseca comunione con lui. Questo fatto, avverte Guardini, sono parole sue, è in grado di sconvolgere ogni abitudine di pensiero. Quindi si può pensare cristianamente solo passando per Dio, è la conclusione che ne ricava Guardini. Il pensiero cristiano, aggiunge, è essenzialmente un pensiero mediato e Cristo è la sua categoria centrale, un vero e proprio canone che impone al teologo di prendere le mosse da lui anche nel pensiero, sempre espressioni guardiniane. Infatti Cristo in persona, l'evento genetico, per usare stavolta un'espressione
di Giuseppe Ruggeri, l'evento genetico da cui dipende ogni prassi del teologare cristiano, poiché sancisce una dislocazione della verità o di quel logos, cioè di quel rapporto tra l'infinito e il finito, che per i filosofi antichi rimaneva inconcepibile. Cristo Gesù e il Padre sono una cosa sola, spiega Guardini. Egli è la verità e chi vede Lui vede il Padre. In questa dislocazione cristica della verità c'è una vera e propria rivoluzione della logica comune, già che ormai non è un'idea, per quanto alta e pura essa possa essere, a rendere in maniera adeguata la natura di Dio, ma un uomo preciso, un'esistenza concreta e determinata. Per Guardini dunque il rapporto tra Dio e l'essere umano è il punto archimedico, altra sua espressione, della conoscenza in quanto tale, considerata come capacità di interrogare il mondo come un tutto. Queste parole che leggiamo nel saggio su Religione e Rivelazione del 1958 ci riconducono al senso della Weltanschauung cristiana, ossia della visione del mondo che Dio innanzitutto ha ed esprime, appunto nel suo dirsi e darsi cristico, e che il teologo, o più latamente l'intellettuale credente, devono far propria. Questa maniera di intendere la Weltanschauung si affranca dall'ipoteca ideologica con cui il termine rischia pur sempre di appesantirsi, così come avvenne già negli anni 30 in Germania con l'avvento del regime nazista. Stimolato dalla scomoda posizione accademica in cui venne a trovarsi come giovane professore cattolico all'interno della facoltà evangelica di teologia dell'Università Berlinese nei primi anni 20, nel 1923 inizia l'insegnamento lì, grazie all'istituzione ad personam della cattedra di cattolici del Weltanschauung, e in seguito ancora costretto a scontrarsi con la violenta invadenza del nazismo, anch'esso propugnatore di una sua visione del mondo, di una sua Weltanschauung, Guardini dovette teorizzare lo statuto epistemologico della Weltanschauung cristiana, presentandola come un tipo peculiare di conoscenza che l'uomo ha del e nel mondo, visti entrambi, l'essere umano e il mondo, alla luce della rivelazione, e perciò in un imprescindibile riferimento al Dio vivente della Bibbia. Si potrebbe spiegare questo tipo di Weltanschauung con il criterio formulato poi nel 1965 in Gaudium et Spes 46, che mi sembra una pagina che riecheggia il magistero teologico di Romano Guardini, una lucida pagina conciliare in cui si lascia intendere che nella riflessione teologica sostenuta e illuminata dalla parola di Dio è coinvolto il mondo, con tutto ciò che esso comporta, con l'esistenza degli uomini, le loro fatiche, le loro ricerche, le loro perplessità, le loro contraddizioni. I problemi più urgenti e gravi della vita dell'uomo contemporaneo possono essere compresi, secondo il Concilio, alla luce del Vangelo e dell'esperienza umana. Questa opzione epistemologica mostrò subito nelle pubblicazioni, negli scritti di Guardini, un profilo che definirei transdisciplinare. Per lui si trattava di ammeticciare gli approcci formali, distillando una conoscenza anche teologica da ogni tipo di oggetto materiale, dai dialoghi di Platone, per fare un esempio, alle elegie liriche, dal fenomeno del religioso in quanto tale, non meno che dal vissuto spirituale dei santi cristiani, dall'esperienza religiosa, dalle sue varie configurazioni epocali, all'esperienza del credente biblico testimoniata nei Salmi e negli scritti paolini e giovannei. In questo orizzonte finivano per intrecciarsi soprattutto filosofia e teologia, e più nel dettaglio filosofia della religione e teologia fondamentale. Intenzione ontologica e tensione gnoseologica, salvaguardia della metafisica e attenzione per la concretezza storica, approccio fenomenologico e sensibilità esistenziale, interpretazione spirituale e interesse culturale, attitudine ermeneutica e scandaglio psicologico. Dato che il suo obiettivo era conoscere l'intero esserci, così usava dire,
il mondo stesso come realtà umana totale, cioè il suo approccio mirava appunto a risultare olistico. Alberto Anelli, a più riprese, ha illustrato anche in questo fascicolo ultimo di Humanitas, ha illustrato efficacemente la posizione assunta da Guardini nel travagliato rinnovamento teologico attuatosi anche in ambito cattolico nella prima metà del secolo scorso. Egli per un verso criticava l'oggettivismo dogmatico della manualistica neoscolastica e per altro verso si smarcava dall'irrigidimento storico-critico del modernismo. Così però sceglieva di non appartenere a nessun fronte, restando di fatto esposto durante la sua vita e per lungo tempo anche dopo la sua morte a una certa emarginazione negli ambienti accademici. Non venivano compresi né tantomeno apprezzati la sua trasgressione epistemologica e il suo discorso mixtum, come scrive Anelli, appunto la sua abilità transdisciplinare che lo metteva in condizione di scavalcare gli steccati che tra filosofia e teologia si erano creati durante i secoli della modernità. Specialmente la teologia del manuale, basata com'era sulla distinzione e sulla progressione di un ordine naturale rispetto all'ordine soprannaturale, considerava Guardini come una sorta di contestatore, dato che egli aveva la pretesa di riportare la ragione dentro l'atto di fede, concependo la dimensione naturale come avvolta da ogni lato e totalmente immersa nel soprannaturale, peraltro ritrovandosi su questo in buona compagnia. Si pensi al Surnaturel di Henri de Lubac, pubblicato però nel 1946, cioè tardivamente rispetto a molte opere di Guardini, e più a monte alla riflessione di Maurice Blondel, al cui metodo dell'immanenza si deve l'input filosofico al ripensamento dell'apologetica cattolica in chiave teologico fondamentale. E il tema dell'azione, anche in Guardini, avrà grande rilievo. D'altra parte, il soprannaturale, per Guardini, non è un orizzonte religioso indefinito, quello che con Rudolf Otto egli stesso amava definire il sacro, bensì ancora una volta una ben precisa persona, quella del Cristo, l'universale concreto, come egli lo definisce prima di Baltasar. Sotto questo riguardo il vero fondamento alle sue opzioni epistemologiche era offerta a Guardini dalla testimonianza paolina, specialmente in quei passaggi in cui l'Apostolo dichiara che in Cristo viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, mentre Lui stesso vive in noi. Il soprannaturale è, insomma, quell'amore di Cristo che ci sostiene e ci avvince, come si legge nella seconda Corinzi, capitolo 5. Egar, agape tu Christou, siunechei emas. La voce verbale siunechein, usata da Paolo per dire che l'amore di Cristo ci avvolge da ogni lato e perciò ci conduce e ci fa muovere e in definitiva ci fa vivere, è la stessa usata già prima di Socrate da alcuni pensatori eleati per dire che l'essere è ciò che tiene avvinto tutto e tutti, essendone il costitutivo fondamento. Insomma, ciò che l'essere era per i pensatori greci, l'essere in sé per sé, l'orizzonte che si staglia metata fisica, nella metafisica, ma anche la necessità, il fato, le potenze divine, in Paolo e invece l'agape. Guardini intuì l'importanza di questa svolta epocale, nella quale l'ontologia, sancita da San Paolo nel Nuovo Testamento, nella quale l'ontologia aveva cambiato i suoi connotati in chiave agapico-relazionale. Il suo riferimento ai testi paolini, non meno che a quelli giovannei, lo dimostra, ma questa intuizione non veniva condivisa da chi restava ancorato alla rigorosa distinzione moderna tra ragione e fede, tra filosofia e teologia. D'altronde, le remore che Guardini dimostrava nei confronti di un razionalismo anche teologico, che si pretendeva assolutamente autonomo dall'orizzonte della fede, oltre che nei confronti dello storicismo, a suo parere sono qualifiche che lui
attribuisce allo storicismo, inattuale e accademico, aridamente accademico, perché trasformava l'esegesi biblica in un esercizio teologicamente inetto, solo archeologico, incapace di cogliere l'attualità del dirsi divino, la sua valenza e la sua importanza per noi oggi. Tutte queste sue, come dire, remore finivano per attirargli il sospetto incrociato di fideismo. A tutto ciò si aggiungeva la sua dichiarata propensione al platonismo cristiano e al modello filosofico-teologico agostiniano-francescano, piuttosto che per l'aristotelismo e per il modello tomista rilanciato dalla Eterni Patris di Leone XIII. Per questi motivi, come ha fatto notare Anelli, la recezione, soprattutto direi la tesaurizzazione in ambito teologico del pensiero guardiniano, sono rimaste inibite per parecchio tempo, anche dopo la stagione della neoscolastica. E sebbene il nome di Guardini nei decenni scorsi sia stato considerato con rispetto, a partire dagli attestati di stima rivoltigli da teologi importanti come Rahner e Balthasar, non sono mancati, anche in anni più vicini a noi, gli ammiccamenti diffidenti verso il tipo di riflessione teologica da lui elaborata. Un teologo di tutto rispetto come Max Segl, per esempio, in un suo saggio di gnoseologia teologica, ancora alla fine degli anni Ottanta, così annota: quanto diversa apparirebbe la teologia nell'epoca delle scienze in cui viviamo se essa andasse concepita non come scienza della fede, ma come la dottrina di una Weltanschauung, o come scienza della religione. Effettivamente sembra insinuarsi in questa annotazione un implicito almeno riferimento a Guardini, il quale però ebbe chiaro il profilo di scienza della fede proprio della teologia, che la distingueva ai suoi occhi senza con ciò distanziarla dalla filosofia della religione. Lo mise in luce alla sua maniera nel saggio Sacra Scrittura e Scienza della Fede, uscito nel 1928 sulla rivista da lui diretta di Schildgenossen, che a me pare l'unica opera, pur breve, in cui Guardini elabora ex professo una sua riflessione epistemologica sulla natura della teologia cristiana. In quelle pagine illustra dal suo punto di vista quello che chiama l'essenza del teologico, non a caso appellandosi all'intelligenza spirituale, a nota di Paolo, e al Vangelo pneumatico di Giovanni, e riconducendosi a quella linea di pensiero cristiano, criticamente dialogante col migliore platonismo, rappresentata dai suoi, se così possiamo dire, padrini ideali, da Agostino a Bonaventura, passando per Anselmo. Scrive Guardini: Agostino sa che solo chi ama capisce il mondo dell'amore. Anselmo di Canterbury insegna che chi non sperimenta spiritualmente quanto è stato rivelato non può comprenderlo col pensiero, e chi non crede non può sperimentare spiritualmente. Bonaventura poi arriva al punto di affermare che bisognerebbe essere santi per poter essere teologi. Questo sintetico passaggio è più che una genealogia teologica, è anche una mappatura genetica in cui emergono i cromosomi del DNA teologico che Guardini avverte di dover condividere, vale a dire l'amore, la fede e la santità, cioè la relazione con Dio, come motivi epistemici che caratterizzano la conoscenza propriamente teologica. Nella citazione appena riportata, accanto al nome di Anselmo, Guardini pone il rimando bibliografico a un suo saggio del 1922, Anselmo di Canterbury e l'essenza della teologia, che aveva rappresentato, si può dire, la sua lectio coram all'Università di Bonn per il conseguimento della libera docenza in teologia dogmatica, in cui aveva rivisitato la definizione anselmiana della teologia intesa come fides querens intellectum, a sua volta riecheggiante il principio agostiniano del credo ut intellegam. Riprendendo a metà degli anni 40, nei suoi appunti per un'autobiografia, questa tematica, Guardini la sintetizzava sottolineando la dipendenza della conoscenza teologica dall'atto di fede. Sono parole sue. Ero persuaso, annota a un certo punto,
che la teologia fosse distinta dagli altri sforzi di conoscenza e andasse fondata su una base propria. Proprio la responsabilità di un pensiero scientifico doveva esigere che essa fosse fondata su di un proprio oggetto di conoscenza, cioè la rivelazione, e su di un proprio principio conoscitivo, cioè la fede sedimentata nel dogma, cui naturalmente doveva applicarsi tutto ciò che si denomina accuratezza di metodo e rispetto dei fatti empirici. Emerge in queste annotazioni, che si riportano indietro nel tempo all'epoca degli studi di Guardini e dei suoi esordi nell'insegnamento, una sorta di dialettica di continuità nella discontinuità con la tradizione dogmatica allora egemone negli ambienti accademici. La continuità riguardava l'oggetto di studio della teologia, vale a dire la rivelazione, questa però intesa ormai non sotto il profilo dottrinale semplicemente, quasi che la rivelazione fosse solo una serie di verità insegnate da Dio agli uomini, bensì sotto il profilo storico-salvifico, come autocomunicazione concreta e vivente di Dio col suo dirsi e con il suo darsi. La discontinuità riguardava il principio conoscitivo, che veniva individuato da Guardini non nella ragione autonoma, ma, come abbiamo sentito, nella fede sedimentata nel dogma, ossia nella fede ragionata, già passata attraverso il vaglio critico che, a cominciare da Nicea, aveva via via tradotto il kerygma in dogma, inducendo i padri a ridire aristotelici, alla maniera dei filosofi, ciò che gli autori del Nuovo Testamento avevano annunciato piscatori, alla maniera di Pietro e degli altri galilei. Non di meno, nel processo di elaborazione scientifica della teologia, la fede ragionata e tradotta in dogma veniva richiamata in causa non più come un contenuto da trattare, ma come un principio conoscitivo. Potremmo dire che la fides quae lasciava spazio alla fides quo, per far risaltare la fede stessa non solo come ragionata, ma anche come ragionante. E la fede ragionante l'unica istanza critica che può trattare adeguatamente un oggetto sui generis, qual è la rivelazione divina, cioè niente poco di meno che il dirsi e il darsi di Dio. Il che equivale a dire che la teologia è veramente teologica nella misura in cui è teologale, quando cioè la fede ne diventa al contempo l'oggetto di studio ma anche il cespite sorgivo. Guardini afferma questa sua intuizione in un passaggio centrale del saggio che ho menzionato, Sacra Scrittura e Scienza della Fede. Io vado alla conclusione di questo passaggio. Sì, annota Guardini, le cose stanno proprio in questi termini. Per chi conosce scientificamente la scrittura, per il teologo, la misura della sua scientificità in senso stretto è determinata in primo luogo dalla robustezza della conoscenza di fede che egli ha della rivelazione. Solo in secondo luogo dalla robustezza delle sue capacità concettuali, interpretative, elaborative. Conoscenza religiosa e cognizione scientifica della medesima non sono faccende meccaniche, si attuano piuttosto penetrando nella realtà più alta e anche partecipando di essa. Sono espressioni che in quel giro di anni, gli ultimi anni 20, gli anni 30, si possono ritrovare anche nelle opere di un autore russo ortodosso come Floreschi, Pavel Floreschi, che soltanto poi tardivamente verrà divulgato, reso noto, pubblicato, date le sue vicende nei campi sovietici. O ancora prima, a cavallo tra 800 e i primissimi anni del 900, negli scritti di un autore, sempre lui, anche lui, russo ortodosso, come Soloviev, la critica ai principi astratti. Suona in tante pagine con questo tono guardiniano. Oppure sul versante della teologia protestante, nelle opere di uno come Tillich, per esempio. Guardini
Da parte sua si rendeva conto che i cattedratici dei primi anni venti del mondo della teologia tedesca, di dove lui si era inserito, rimanevano spiazzati di fronte a questa maniera nuova di impostare il lavoro teologico, al limite finendo per imputare al giovane studioso la tendenza al dogmatismo. Ma era proprio il dogmatismo che Guardini voleva smaltire una volta per tutte dalla ricerca teologica, la quale ritrovava così il suo principio propulsivo nell'atto di fede, come già nel Proslogion di Anselmo e ancora prima nella Epistula ad Consensium di Agostino. Certamente in questa prospettiva Guardini enfatizzava la principialità della fede per la teologia, perché la raddoppiava, facendola valere sia come principio oggettivo, cioè come contenuto da studiare, sia come principio soggettivo, cioè come attitudine di studio, come fides qua, ma anche come fides qua, appunto. Ma tutto ciò non si risolveva in una deriva fideistica, giacché la ragione era ospitata e valorizzata dentro l'atto credente, sia perché la fede, in quanto fede dogmatica, era ragionata, sia perché la medesima fede si muoveva, secondo la lezione anselmiana, alla ricerca del proprio senso e significato, diventando quindi istanza critica, anzi autocritica, istanza ragionante o almeno ragionevole, esigente la compagnia della ragione. Anselmo per questo dice fides quaerens intellectum. Insomma, la ragione veniva integrata all'atto di fede. E quest'ultimo veniva ricompreso non come il contraddittorio della ragione, bensì come la risposta integralmente umana alla rivelazione divina, al dirsi e al darsi di Dio. Fede è, sono parole di Guardini, l'atteggiamento conoscitivo rispondente alla rivelazione, correlativo alla parola di Dio. Questa disponibilità credente, come pure la chiama altrove, è l'ottica, sono parole sue, specificamente competente quando si vuol fare teologia, il suo principio epistemico. In questi termini Guardini non solo superava la contrapposizione moderna tra ragione e fede, ma recuperava anche la migliore lezione gnoseologica della scolastica medievale, quella secondo cui o portet philosophari in theologia. Conviene, è buono e anzi è necessario pensare la filosofia nell'ambito della teologia, nella teologia. Lezione di cui per Guardini era rappresentativo l'argomento ontologico di Anselmo, consistente in un intelligere nel credere, così sintetizza lo stesso Guardini, in una, sono sempre espressioni sue, gnosis nella pistis, in una conoscenza nella fede, così annota in Logica e conoscenza religiosa del 1929. In questa direzione transdisciplinare Rahner spingerà in seguito la riconfigurazione epistemologica della teologia cattolica, ma è Guardini a praticare per primo quella che chiamo transdisciplinarità, ricollegandosi al pensiero dei medievali, in cui, come lui stesso spiega in un saggio dedicato a Bonaventura, filosofo del basso medioevo, i motivi filosofici sono spesso incorporati nella riflessione teologica. I motivi filosofici sono incorporati nella teologia. Il presupposto di questa transdisciplinarità sta nel rivendicare sia alla rivelazione sia alla fede una propensione soggettuale, in virtù della quale esse si smarcano dagli schematismi dell'oggettivismo. Superare l'oggettivismo, del resto, non significa scadere nel soggettivismo. Il contributo di Guardini si può riassumere proprio così. Egli invita la teologia a districarsi dall'oggettivismo senza rinunciare all'oggettività, requisito necessario per mantenere e soddisfare la pretesa della scientificità, l'accuratezza di metodo, come diceva, il rispetto dei fatti empirici, ma pure la spronava la teologia a riscoprire il valore della soggettualità, senza con ciò scadere nel soggettivismo. Questa sintesi che distingue tra oggettività e oggettivismo, tra soggettività e soggettualità,
può sembrare un superfluo gioco di parole, ma a mio parere aiuta a cogliere la specificità di quel pensiero medievale a cui Guardini esplicitamente si ricollega, non semplicemente sotto il profilo della rievocazione storica, ma anche e soprattutto sotto quello della valorizzazione sistematica. Per lui la teologia si può e si deve fare in questo senso, ossia nella direzione, sono parole sue, di quel pensiero che non viene inteso come un mero dedicarsi teorico dell'intelletto all'oggettività, ma presuppone un esercizio che compenetra in modo vitale l'uomo nella sua totalità. Questa convinzione viene formulata da Guardini a modo di definizione della teologia. Così scrive in Scienza della Fede e Sacra Scrittura: la teologia è scienza della realtà, ma la realtà è quella di cui ci parla la rivelazione biblica, è il Dio vivente. E allora la teologia è una scienza della realtà data nella fede e nella pienezza della vita di fede, e non una parte di storia antica o letteraria o di analisi concettuale. Riallacciandosi alla lezione dei medievali, Guardini risale oltre la modernità e intuisce come riconvertire l'apologetica, cioè la forma di riflessione teologica maggiormente sviluppatasi dopo il Concilio di Trento, in teologia fondamentale, ossia, come lui la definisce, in una scienza della cognizione di fede, una trattazione dell'atto di fede e dei suoi contenuti, metodicamente ordinata e criticamente meditata. Una definizione quasi simile di teologia si ritrova poi negli anni 70 in un opuscolo di Karl Rahner dedicato alla riforma degli studi teologici. O, ancor più radicalmente, dal punto di vista dello stesso Guardini, trasformare l'apologetica antica in una teologia teologale, cioè in una riflessione dall'atto di fede, non soltanto in una riflessione dell'atto di fede, sull'atto di fede, ma a partire suscitata dall'atto di fede. Nelle lezioni tenute durante gli anni 30 a Berlino, pubblicate postume sotto il titolo Der Mensch, Guardini, illustrando i fondamenti dell'antropologia cristiana, evidenziava le conseguenze peculiarmente teologiche della sua ricomprensione della fede e della rivelazione, considerate sempre in correlazione. Se la rivelazione e la fede vanno insieme, sono un movimento interpersonale, un autentico incontro, un nuovo rapporto tra chi si rivela e chi gli presta attenzione, allora ne scaturisce una nuova possibilità di conoscere Dio per come veramente Egli è. Dio, annota Guardini, non è semplicemente l'essere assoluto della filosofia, l'idea assoluta, lo spirito assoluto, la persona assoluta o quant'altro ancora. Certo, anche un simile Dio si rivela, ma si rivela in ogni cosa, ogni ente lo manifesta, esso è l'autentico che sta dietro ogni cosa. La rivelazione biblica intende invece qualcosa di diverso, come emerge anche dal modo di esprimersi della scrittura. Dio non esercita nella Bibbia un influsso, ma agisce. Egli non si appaga della propria infinità, ma viene. Non è metafisico, ma storico. Ed è storico non perché perché viene in contatto con degli uomini che vivono storicamente, né perché si dispiega nella storia, ma perché agisce storicamente, cioè decide, fa, entra nella storia parlando e mostrandosi agli uomini, inserisce il destino nella storia, una tematica importantissima in Guardini, anche molto interessante, inserisce il destino nella storia e ne fa egli stesso, Dio stesso, esperienza, si sottomette al destino, cade sotto il destino. È il Dio che prende l'iniziativa. Per parlare di lui non è sufficiente il concetto di assolutezza, ma devono essere utilizzati anche quelli di presenza fattuale e di fatticità. Del resto, Dio è più che la realtà assoluta. Sono sempre parole di Guardini in una pagina, secondo me, centrale di quel piccolo saggio dedicato a Sacra Scrittura e Scienza della Fede.
Dio non è come un albero sul quale si può dire di tutto e poi lasciarlo stare così com'è. Dio si rivolge a me esigendo. Egli non mi è dato affatto quale Dio per sé. In quanto tale, egli è il suo proprio incomunicabile autoriservarsi. Mi è dato invece solo come Dio per noi. Io non ho alcuna esigenza nei suoi confronti ed egli non ha bisogno di me. Sembra sentire poi l'insistenza in questa prospettiva di riflessione teologica di Balthasar nei decenni successivi. E però subito. Ecco quindi che Dio è, scusate, io non ho alcuna, ma egli, io non ho esigenza di lui, ma egli è un'esigenza in me, un'esigenza in me, e io ho bisogno di lui. E qui l'ego cambia, non è più Baltasar, è piuttosto Rahe, con il suo esistenziale soprannaturale. Lo ripeto. Io non ho alcuna esigenza nei suoi confronti ed egli non ha bisogno di me, ma egli è un'esigenza in me e io ho bisogno di lui. Ecco quindi che Dio entra nella piena e decisiva datità per me possibile e vi entra solo allorché lo accolgo come la salvezza della mia persona, non quando dico Dio, oh per Bacco, Guardini che si chiama. Scusate di aver dimenticato. Ecco. Non quando dico Dio, ma quando dico Dio mio. E mi avvio alla conclusione. A questo punto l'atto di fede diventa il principio epistemico di una teologia, possiamo dire, dell'aggettivo possessivo, il Dio mio, che risuonava già sulle labbra del salmista. Ricordate l'incipit del Salmo 62. O Dio, tu sei il mio Dio. Una teologia dell'aggettivo possessivo. Difatti, come spiega Guardini, nella fede si realizza una nuova comprensione dell'oggetto. L'oggettività assoluta, cioè l'oggettività non partecipe, è qui impossibile. Quando si ha a che fare con questo oggetto sui generis della conoscenza umana, che è Dio stesso, che si dà a conoscere, l'oggettività stessa, assoluta, impartecipe, non è più possibile. Di conseguenza la teologia non rientra in uno schema generale di conoscenza intellettualistica, in forza della quale il soggetto conoscente sta di fronte a un oggetto nella sua astratta oggettualità, si tratti di una pietra, di una pianta o di una persona. Questa scientificità asettica e meccanica non le appartiene, anche perché l'oggettività che deriva dall'accertamento della misura dell'oggetto stesso è pur sempre esposta al criterio dell'utilità, perciò al tornaconto strumentale e a tanti altri presupposti troppo soggettivi, come già da altre parti alla fine dell'Ottocento aveva avvertito il già citato Vladimir Soloviev nella sua Critica ai principi astratti e come Heidegger avrebbe ribadito nella sua Critica al pensiero calcolante. Tali presupposti soggettivi fanno sì che, sono parole di Guardini, gli oggetti pervengano alla datità non quali sono, ma quali si desiderano che siano, o quali convengano che siano, facendone così un'atmosfera in cui l'individuo si sente confermato e sostenuto nella gestione che fa di se stesso. Questo non vale soltanto per gli oggetti che noi conosciamo per la nostra mera utilità e immediata utilità, la penna. Qui c'è in gioco, parlando di conoscenza teologica, dell'oggetto sui generis che è Dio. Impossessarsi di Dio e strumentalizzarlo è sempre il pericolo di un pensiero oggettivante. Si tratta insomma di una oggettività apparente e la conoscenza che ne deriva rischia continuamente di essere ideologica. Per non risultare ideologica, la conoscenza teologica deve essere piuttosto contemplativa. Deve apparentarsi a quella che sempre Heidegger chiamava il pensiero meditante, se così possiamo dire, realizzandosi come un rendersi conto di ciò che è così come esso è e si fa conoscere.
Sull'ultimo fascicolo di Vita e Pensiero è uscito un articolo di Anna Barbara Gerle Falkowitz che parla proprio della frequentazione reciproca che avevano avuto Guardini e Heidegger. Solo la conoscenza contemplativa tende a una oggettività autentica. Ma un'autentica oggettività può essere guadagnata solo se si rivendica un carattere soggettuale, cioè se si riconosce che lo stesso oggetto esige di essere preso sul serio. L'oggetto esige da me, venendo così conosciuto per come la sua realtà esige di essere colta. Spiega Guardini, prendo sul serio una cosa se le concedo di agire su di me. L'atteggiamento è puramente obiettivo, non partecipante rispetto all'oggetto, resta infecondo. È fecondo solo l'atteggiamento che realizza seriamente un autocoinvolgimento. È dunque il carattere relazionale che connota la teologia. La teologia è una conoscenza di relazione. Del resto la conoscenza in quanto tale, concepita in senso non oggettivistico, è proprio per Guardini l'incontro tra un soggetto vivente e un oggetto concreto, che come tale anela anch'esso a vivere nel e col soggetto che lo conosce. Guardini a questo proposito scrive che la conoscenza è l'adattamento qualitativo della potenza conoscitiva all'oggetto. C'è qui l'eco del realismo gnoseologico di Tommaso, il quale aveva già parlato di adequatio rei et intellectus, ma riecheggia pure il timbro realista della fenomenologia di Max Scheler, che Guardini assimila e rivisita già nei suoi primi anni berlinesi. Nella conoscenza nota d'un oggetto si erge, entra nell'atto vivo, ciò che in me corrisponde a quell'oggetto. Lo spiega in questo saggio del 1928 e poi nel 58 chiarisce: oggi si va affermando in modo sempre più forte l'idea che il soggetto penetra in modo profondo ed essenziale nell'oggetto della conoscenza. L'oggetto e il soggetto della conoscenza sono dati l'uno assieme all'altro e si costituiscono reciprocamente, ma nessuno dei due si dissolve nella relazione conoscitiva. Anche questa è logica polare, la logica sua, famosa logica polare. La sua base definitiva è un confronto, quello di un ente conoscibile che chiama alla conoscenza e quella di un io che cerca di conoscere ed è chiamato a conoscere. Ciò vale a maggior ragione per la teologia, il cui oggetto è in definitiva Dio stesso, non inteso metafisicamente, ma, come ho ricordato, in quanto entra nella piena e decisiva datità salvifica. Si tratta, se così possiamo dire, della contingenza soteriologica, cui Dio si sottomette per amore e perciò per essere quello che è, o, come già Anselmo diceva, per essere davvero il Deus Semper Maior, il Dio sempre più grande di se stesso, che trascende la propria trascendenza nell'unica direzione verso cui colui che è già infinitamente tutto può ulteriormente spingersi, cioè in direzione della kenosi, nella diminuzione, nella rinuncia. Chi è già tutto, solo quella strada può ancora percorrere, così come è annunciato nel Nuovo Testamento, in Filippesi 2. Guardini ha studiato questa contingenza soteriologica nella sua tesi di dottorato su Bonaventura e poi ancora in molte altre pagine dedicate al grande teologo francescano, ricavandone delle importanti informazioni sulla natura della conoscenza teologica. La più importante di queste informazioni è quella che riguarda la portata esistenziale o esistentiva, come usava dire Guardini, della teologia. Per Guardini la conoscenza è sempre, in qualche modo, un incontro di amore. E se, come gli spiega, a ogni oggetto corrisponde un atteggiamento conoscitivo, ciò vale massimamente per colui che è amore. Per teologare occorre percorrere la via dell'amore, come già Giovanni avverte nel Nuovo Testamento. Questo procedimento agapico fa della teologia una conoscenza dalla valenza non soltanto informativa, ma anche performativa.
La teologia cioè ci permette, analogicamente a Werther Guardini, di apprendere che tra l'uomo e Dio intercorre una relazione iconica, in virtù della quale Dio stesso viene conosciuto, riconosciuto nell'uomo. Ma con la teologia l'essere umano non semplicemente si scopre immagine di Dio, riscopre anche di essere vocato a somigliargli, a farsi, come già i primi padri dicevano, suo imitatore. Ciò significa, conclude Guardini, commentando Bonaventura, che solamente il santo conosce Dio. Questa affermazione mi pare una radicalizzazione teologale, se così si può dire, dell'analogia medievale, dell'analogia Ennis. Ma ci aiuta a capire che per Guardini la teologia tocca il cuore, oltre che la mente. In questo senso essa abbraccia tutta quanta l'esistenza. Essa è la forma più significativa di quella che il nostro, citando Kierkegaard, chiama pensiero esistentivo. Come abbiamo sentito da Guardini, Dio è una esigenza in me e io ho bisogno di Lui. Così scriveva nel 28, come abbiamo detto. E l'anno dopo chiariva: quanto più è elevato il rango dell'oggetto, tantomeno la conoscenza coincide con la presa concettuale, mentre aumenta l'importanza della componente esistenziale. Se l'oggetto è il Dio vivente di cui parla la Bibbia, allora il Dio vivente perviene a una reale datità soltanto nel momento in cui io dico Dio mio, quella teologia che chiamo dell'aggettivo possessivo. Il Dio vivente, non l'idea dell'assoluto, specifica Guardini, non è assolutamente comprensibile in modo puramente oggettivistico. Se le cose stanno così, allora dalla logica dell'incontro di fronte all'oggetto assoluto deve risultare che qui all'atto conoscitivo non è richiesta soltanto una suprema oggettività, ma uno specifico impegno personale. Il mettere a rischio in modo assoluto se stessi, uno specifico impegno personale. Negli anni seguenti, nei decenni seguenti, credo ormai tra il 60 e il 70, scrivendo anche il primo volume della sua teologica, Balthasar riprenderà una tematica molto simile, parlando della verità personale. La verità di Dio è di Dio, però è la mia verità personale, come nella teologia dell'aggettivo possessivo, dell'orante biblico che prega: oh Dio, tu sei il mio Dio. Non dobbiamo pensare che Guardini scivolasse con queste sue affermazioni nel retorico. Semmai lasciava intendere che la teologia deve essere un esercizio autobiografico, come giungeva ad ammettere nell'introduzione a un suo saggio sulla rivelazione, uscito postumo con Norcelliana qualche anno fa, in un volume, credo il terzo, che raccoglie i suoi scritti di filosofia della religione, quello curato proprio da Anelli, quindi il terzo. E così lì Guardini annota: chiedo in questa prefazione di poter parlare in modo personale, poiché ciò che ho da dire è in buona parte personale, nella misura in cui ciò che è personale, oggi si dice esistenziale, appartiene alla natura di colui che pensa e soprattutto di colui che insegna. Sta iniziando il suo corso su rivelazione religione negli anni 50 inoltrati. Quanto qui viene presentato sembra un metodo diverso da quello di un manuale di teologia fondamentale o di dogmatica. Ciò che io vedo non è un sistema di dottrine, ma una compagine di vita. Questa è la teologia in definitiva, è la vita stessa, una compagine di vita. Mi si permette in questa prospettiva esistenziale un'ultima citazione per concludere questo mio intervento con le parole stesse sempre di Guardini: aver capito questo non cambia nulla nel compito del pensiero e della ricerca. Oggi c'è stata la messa inaugurale dell'anno accademico dell'Istituto Teologico di questa diocesi, ma anche dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose.
può servirci questo avvertimento e questo suggerimento di guarire. Aver capito questo non cambia nulla nel compito del pensiero e della ricerca. L'elaborazione teoretica mantiene tutta la sua esattezza, è obbligata a dare dimostrazione di sé in ogni punto al cospetto della critica. La fede non toglie alcuna responsabilità né sforzo alla ricerca. All'opposto, la responsabilità diviene maggiore e con ciò maggiore lo sforzo, poiché se la verità è da Dio, mancare contro la verità è mancare contro di Lui. Conoscere teologicamente significa ripensare i pensieri di Dio. E la teologia non ha altra pretesa che proporsi come fedele ripensamento della conoscenza propria di Dio. E l'augurio che con queste parole di Guardini faccio a questo polo di ricerca e di didattica teologica, ma anche agli amici dell'Università Statale di Trento e a tutti quelli che sono in cammino verso la conoscenza della verità, anche per questo nuovo anno accademico. Grazie.